Sai di che dobbiamo parlare? Non hai spulciato oggi le notizie, indiscrezioni del calciomercato, un giocatore, non un giocatore qualunque, con il contratto in scadenza, che attualmente non ha rinnovato, una sua ex squadra che si è fatta avanti, il vicepresidente di questa squadra che ha detto farò di tutto Ho pur di... capito, Lionel Messi. Esatto. Bene. Io penso Ciao che... ragazzi, se Ciao. saluto subito, aspetta, ciao e ritrovati a tutti. È arrivato il momento di parlarne perché secondo me qua di spunti, di cose da dire ce ne sono veramente parecchie. Quindi facciamo così, lasciate una marea di mi piace su questo video semplicemente per supportare i nostri contenuti calcistici. Vi ricordiamo che è gratis lasciare mi piace. Se volete iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati quando pubblichiamo qualcosa. Due canali di calcio e anche un canale extra calcio. Lasciami i canali in info box o come sempre compariranno qui durante il video. Allora, qui in realtà diciamo che... E ha due sensi, no? La possibilità di vedere Messi tornare al Barcellona. Da una parte, sto contratto col Paris Saint-Germain è scattata l'opzione di rinnovo. Messi potrebbe decidere di rinnovare e ancora non ha dato l'ok, no? Non mi ricordo se c'erano di mezzo presenze, quello che era per. No, ma in realtà allora un discorso questo qua abbastanza vecchio, cioè nel senso subito dopo il mondiale si parlava già di rinnovo praticamente fatto Sì, per la vero. permanenza di Messi al Paris Saint-Germain anche per la prossima stagione. Poi Sì. c'è stata una brusca, bruschissima frenata e ad oggi anzi tutto sembra tranne che Messi sia pronto per rinnovare con il Paris Saint-Germain. Le voci che si susseguono, anzi, danno completamente il senso opposto della situazione, ovvero che Messi molto, molto probabilmente alla fine della stagione non sarà più un giocatore del Paris Saint-Germain. Dobbiamo fare 275 premesse. Al Paris Saint-Germain guadagna 40 milioni di euro all'anno, forse pure 41. Sì. Sì, se non mi Ok? sbaglio, ho letto una cosa del genere all'ordo, ma obiettivamente, te posso dire la verità, ormai No, se Messi è non mi arrivato a un sbaglio è al punto. netto, eh. Se non mi sbaglio è al No, mi netto. sembra, guarda, mi sembra di aver visto proprio Non guadagna quanto preventivi. Neymar. Neymar non guadagna quello presso a poco. Parliamo sempre di lordo, però, perché se non sbaglio ho visto proprio ieri una classifica su Sky Sport degli Ah, stipendi più pagati della Ligue 1 e ok. viene specificato 20. che lo stipendio dei calciatori ha lordo, cioè per ogni calciatore in ogni posizione di classifica, tipo Mbappé è primo con 72 lordi, poi Mbappé vabbè merita un discorso a parte. E adesso non ricordo, ma mi sembra che Messi sia secondo con 41 e Neymar terzo con 40,5. Sono Però sempre un comunque sacco di sappiamo, soldi, e sono ok. sempre un sacco di soldi e aggiungo che secondo me, per come la vedo io, Messi probabilmente arriva da questo punto della carriera dove ha vinto tutto Che gli e frega dei soldi. l'impossibile, credo che ormai dei soldi gliene possa fregare fino a un certo punto. Quindi se... Il Barcellona mi dice, guarda, possiamo offrire 5 milioni, ma via giocare a casa, perché quella non ce lo dimentichiamo, è casa di Lionel Messi. Io penso Ce che, va, ma sì, ma so, io questo sono tipo se lo convinto, fa. non sta rinnovando. Col Paris Saint-Germain perché vuole, l'ha sempre detto pure lui. Mi ricordo le parole di addio, no? Le lacrime, cioè, per Certo, come si era messa la certo. situazione, per come poi il Barcellona non è riuscito, no? A tenerlo, a trattenerlo. Messi è stato costretto ad andare praticamente al Paris Saint-Germain. Lasciate stare i soldi che percepisce, ovviamente. Poi fai la scelta migliore per te a livello economico, a livello di progetto e via dicendo. Ma il vicepresidente del Barcellona ha detto, lo ha confermato ovviamente anche Fabrizio Romano, ma non serviva perché l'ha detto direttamente il vicepresidente, siamo in contatto con l'entourage di Messi, con Xavi che ovviamente ha messo, no, altra carne sul fuoco e ha detto praticamente non è il momento di parlarne, ma farò del tutto pure io per far sì che torni, sono in contatto con lui telefonicamente, quindi... Io penso che, non dico sarà una formalità, però... Allora no, una formalità no, perché purtroppo la situazione del Barcellona a livello economico rimane sempre abbastanza ambigua e ne è l'ulteriore prova quello che sta succedendo con il rinnovo di Gavi, che non è Sì. stato accettato dalla Federcalcio spagnola Sì, quello è e al vero. momento c'è una situazione anche lì veramente paradossale perché a Fermate. Gavi
Quello è un Hashtag, contenuto, hashtag esatto, lo voglio nei se volete commenti e il lo facciamo. contenuto ve lo facciamo, raga, perché secondo me è un discorso del quale merita, cioè veramente se, si merita un discorso a parte. Sì. L'abbiamo accennato, se lo volete fatecelo sapere. Certo. E quindi tornando al discorso originario, che è appunto la situazione economica del Barcellona, che rischia, tra l'altro, altro caso, altro finora, a parte, neanche di partecipare alla prossima Champions, perché la Federcalcio potrebbe addirittura stoppare, la UEFA, anzi, Quello è un scusami, altro discorso. potrebbe preventivamente stoppare la qualificazione in Champions del Barcellona, e là sarebbero altri soldi in meno. Ne abbiamo E parlato in un io... contenuto dedicato di sta cosa, eh? Esatto, ne abbiamo già parlato. Però potrebbero essere altri soldi in meno, per cui la situazione economica già gravosa del Barcellona potrebbe diventare ancora più deficitaria. Per cui io mi posso aspettare il contrario di tutto e il suo opposto, eccetera. Cioè, magari trovano l'accordo con Messi, ma poi, storia già vista e rivista, in qualunque modo possibile, Non non si può possono. registrare il contratto. Cioè, capisci qual è il punto? Secondo me, Messi sì, a Barcellona ci tornerebbe anche domani. Ma veramente anche domani, cioè Vero. mollerebbe tutto Sì, da sì. Parigi e tornerebbe a Barcellona immediatamente. Sicuro. Però sempre che non è che è lui che può pagare la società per giocare. Ovviamente ci deve essere un accordo che per quanto minimo però deve essere rispettato. Allora. Messi e la sua famiglia conoscono l'affetto che abbiamo per loro, dice il vicepresidente. Ho partecipato alle trattative che ai tempi non sono andate a buon fine, purtroppo ho quella spina dentro di me quando l'hanno praticamente, no, non hanno potuto rinnovargli il contratto, se così Certo, vogliamo dire. Certo che mi certo. piacerebbe vederlo tornare, sono certo che molti tifosi condividono le mie parole per quello che potrebbe rappresentare a livello sportivo, sociale ed economico. Sì, siamo in contatto con lui. Ok, aspetta, voglio prenderti le parole di Xavi. Questo non è il momento di parlare del ritorno di Messi, ne deve passare di acqua sotto i ponti, ma io sarò il primo a fare tutto il possibile per farlo tornare. Parlo spesso con lui, Giustissimo. ma non è questo il momento per il bene di tutti, per il giocatore stesso, per la società, per la rosa attuale. Vorrei che tornasse ad aiutarci, è il miglior giocatore del mondo e della storia, addirittura dice. Quindi vabbè, giustamente, no, ci mette il carico da 90 per Vabbè, cercare ma anche di... Anche, penso ci creda in realtà, però no, ma entriamo in allora altri io mi discorsi, metto. Maradona, Pelé, via dicendo, non voglio toccare questo tasto, No, onestamente. però io mi metto semplicemente nei panni di un calciatore come è stato Xavi, che per quanto ha espresso, possiamo veramente definirlo come dei migliori calciatori non solo della sua epoca, ma forse negli ultimi 50 anni. Certo. E trovarsi al fianco di tante battaglie commessi e vedere che quel calciatore l'ha fatto vincere, perché praticamente Barcellona sì, era una squadra dei fenomeni, ma quel Barcellona era rappresentato in tutto il mondo da Lionel Messi, Certo. solo da Lionel Messi, cioè prima Messi e poi tutti gli altri, Sì. perché c'era un posto diverso rispetto agli altri, per cui come fai a non dire una cosa del genere? Xavi lo dice non solo perché probabilmente dice fammelo coccola un po' a questo, Ma fammelo pure farsi perché più ci crede. importante, eccetera, ma perché quello ci crede veramente. Cioè l'importanza che ci ha avuto all'interno di quel Barcellona Lionel Messi. Per Xavi è normale che poi l'unica conclusione possibile che te può dire sì, è il miglior calciatore di sempre. Quello te lo dice perché ci crede veramente. Hai visto come hanno risposto il Paris Saint-Germain a ovviamente quello che hanno scoperto, perché insomma è di dominio pubblico, sia il fatto che il Barcellona sta a provare a ricontattare Messi per riportarselo a casa? No, ti dico la verità, me lo so perso. Che è Ma è successo? un Che ha post di poco detto? fa. Paris Saint-Germain, che bello rivederti, Leo, chiamatelo come pare. Sì. Proprio in video, in realtà c'è un piccolo breve video, è Twitter se non Sì. sbaglio, sì, ma l'avranno ricondiviso su tutti i social, con Messi con la palla tra i piedi, ma la cosa bella è che lo hanno, che bello rivederti Leo, lo hanno scritto in spagnolo. Quindi tu capisci Sarà una... bene che qua diventa anche una battaglia cercare, capisci? Tira la corda di qua, tira la corda di là, il cuore Vabbè, e i certo. soldi. Staremo a vedere quello che Certo. deciderà Messi, però io sono convinto che Messi tornerà in un modo o nell'altro a Barcellona, a meno che, come dici Sì. te, non sarà possibile come
quando sono stati costretti a mandarlo via, se no ci torna pure a piedi, Sì. pure per 5 euro a mese, secondo me. No, ma io so, no, ma veramente ne sono proprio cioè perlomeno io ne sono proprio convinto di questa cosa qua. Io pure. Messi veramente vuole fare del tutto per tornare al Barcellona, ma anche perché, come ti ho già detto, vinci il campionato del mondo, che era l'unica cosa che ti mancava nella tua bacheca, Certo. l'unica cosa che adesso vuoi tornare a casa. Secondo me le tappe le prossime saranno un altro paio di anni, probabilmente al Barcellona, se possibile, E poi, e l'ultimo anno in Argentina, un altro 2 anni, se li tira così, direttamente a tanto per... Barcellona. O magari se ritira direttamente al Barcellona, perché Barcellona rappresenta tutto per Lionel Messi. Penso che ne abbiamo messa tanta di carne al fuoco. La vostra qua sotto nei commenti. Grazie al buon Fabio. Grazie per la visione. Grazie a tutti voi ragazzi e ci vediamo alla prossima. Con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao, regà.